Ciao, sono la dottoressa Maura. Se stai seguendo un'alimentazione controllata per perdere grasso corporeo, oltre all'attività fisica, ti consiglio di utilizzare il caffè verde, che è una sostanza in grado di agire riducendo l'accumulo di grasso nelle cellule adipose, perché favorisce il rilascio del grasso stesso e lo mobilizza, evitando che questo si accumuli, e riduce i livelli di zuccheri nel sangue, impedendo che questo in eccesso si trasformi in grasso. Quindi il caffè verde può essere utilizzato o come bevanda o all'interno di integratori insieme ad altre sostanze con un'azione dimagrante. Il caffè verde contiene la caffeina, quindi potremmo pensare di bere caffè normale per avere lo stesso effetto. Ma il caffè verde, a differenza del caffè normale, non ha subito il processo di torrefazione e quindi all'interno delle sostanze che vengono assorbite più lentamente dall'intestino e hanno la capacità di rimanere più nel sangue e quindi di avere un effetto più duraturo rispetto al caffè normale. Quindi il caffè verde può essere utilizzato per ridurre l'accumulo di grasso nell'organismo e di facilitare la mobilizzazione di quello già presente. Spero di esservi stata utile e buona giornata.